dicevo, pochi ma molto buoni sicuramente. Sono abbastanza emozionata stasera perché non solo mi trovo in una città che amo molto, che è uno dei miei luoghi del cuore, ma anche perché questo libro in qualche modo incrocia una parte della mia vita, Max, no? È così. E noi lo presentiamo qui stasera come una sorta, diciamo, di antifona del Festival dei giornalisti del Mediterraneo che si terrà qui a Otranto dal 7 al 10 settembre, con un grande parterre di ospiti, una bella serata anche di premiazione che si terrà il 10 settembre, quindi in qualche modo appunto questa è un'anteprima del festival che è organizzato da Tommaso Forte, che purtroppo abbiamo detto qui non è riuscito a raggiungerci stasera, però tra l'altro organizzato da Tommaso con il contributo mio e di Rosaria Bianco, che ringrazio. E quindi dicevo, sono emozionata perché questo libro, ne stavamo già parlando prima, in qualche modo si sovrappone a una parte della mia vita e anche della mia storia professionale, perché con Max, appunto, vi dicevamo, siamo stati compagni di scuola in questa fantastica struttura, in questo fantastico residence Rouge et Noir, che si trovava dove? A Pietralata, come diceva quello, periferia est, sì, di Roma, no? Vicino alla esatto, esatto. Che io mi ricordo, appunto, parentesi, giri inenarrabili per arrivarci, perché non volevo prendere la metropolitana che mi dava claustrofobia, quindi mi facevo tipo 2 ore di autobus tutti i giorni ad andare a tornare. Vabbè, questo così, come dato di colore. E quindi dicevo, con Max ci siamo conosciuti, era proprio il 1992, ci siamo conosciuti in questa scuola di giornalismo dove io arrivavo da Bologna, lui arrivava pure dalla sua laurea, ma anche dalle sue esperienze editoriali che aveva già iniziato, no? Con Puglia, la radio. Con la radio, lui lavorava, ecco, quando ci siamo conosciuti Max faceva le puntate, era il conduttore di Rai Stereo Notte, no? Esatto. Delle fantastiche puntate di Rai Stereo Notte, ancora conservo come una reliquia la cassetta che mi facesti della puntata su David Bowie, no? Quindi ci siamo incontrati in questa scuola e naturalmente ci siamo subito presi in simpatia, perché eravamo non gli unici pugliesi, però eravamo, diciamo, Lecce, Taranto, rispetto a 2 altri baresi che c'erano, vero? C'erano... Sì. Però, sì, beh, era molto eterogenea la scuola, era, però diciamo del gruppo pugliese c'eravamo io e te, e poi c'era la Maria Elena Pastore, che è diventata, no, se non sbaglio, un pezzo grosso di Magnolia, no, di che sì, cosa? Sì, lavora lì, credo. Di Magnolia. E invece poi Michele Signorello, che lavora al comune di Bari, mi pare, no? Se non ero. Sì. Quindi, diciamo, abbiamo subito legato, ci siamo... Ecco perché dicevo che questo libro mi ha emozionato molto, perché mi ha in qualche modo costretta a ripercorrere un periodo importante della mia vita, che io ho vissuto forse in una maniera strana, perché venivo da Bologna, ero innamorata di Bologna, e quindi ti ricordi che appena io scappavo, cioè appena finivano le lezioni, scappavo da Rouge et Noir, prendevo il treno e me ne andavo a Bologna. Però comunque rimane un periodo fondamentale della mia vita, anche perché oggettivamente la scuola aveva dei bei docenti, delle belle... Comunque, giusto per non tirarla molto per le lunghe, perché dobbiamo ascoltare Massimo e Alessio, il quale Alessio ha un altro legame importante con Max, perché noi siamo stati compagni di merende a Rouge et Noir, e invece Alessio e Massimo sono stati compagni di scuola al liceo Quinquennio di Taranto. Correggetemi se sbaglio. Benissimo. Oh, allora, Max, come vi dicevo, ha fatto tanta esperienza alla RAI, racconto molto così, diciamo, all'acqua di rose la sua carriera, che è una carriera però molto importante in realtà, perché appunto lui ha iniziato con Puglia, poi Rai Stereo Notte, poi è iniziata la trafila appunto degli stage, no? Che abbiamo fatto,
Lui ha fatto stage importanti, ha fatto anche dei programmi Rai, eccetera, poi ha approdato a Telemonte Carlo, poi Telemonte Carlo ha avuto tutti quei grandi, no, casini che sappiamo, scusate la parola, e quindi diciamo a Max ha fatto anche un'esperienza importante, ha avuto anche una gavetta piuttosto lunga, direi, no? Prima di arrivare poi alla 7, dove finalmente adesso è vice capo del settore cronaca, si occupa di grandi eventi, di grandi cose molto importanti, ha fatto anche, poi ne parleremo, due documentari molto importanti sull'Artide e l'Antartide, andando lì a stare 3 mesi con gli scienziati che si trovano lì in missione e che studiano i cambiamenti climatici, ben prima che la questione dei cambiamenti climatici diventasse un'emergenza come oggi, no? Quando ancora, diciamo, si parlava così vagamente. Alessio invece è un magistrato, anche un magistrato importante, perché dirige il primo dipartimento della Procura di Bari. Correggimi se sbaglio, sto andando a memoria, Alessio. Anche lui viene da Taranto, è stato prima a Taranto, poi ha fatto un lungo periodo a Lecce presso la direzione distrettuale antimafia. E poi è stato trasferito a Bari, prima ha diretto il terzo dipartimento, adesso ripeto sta sempre alla Procura della Repubblica di Bari, però dirige il primo, vero? Proprio in sintesi estrema. Naturalmente, visti, diciamo, i legami con Max, che è il protagonista della serata, abbiamo deciso di comune accordo di eliminare i titoli e i formalismi, e quindi io non dirò dottor Coccioli ma dirò Alessio, così come io sono Leda, lui è Max, anzi Maria Leda, perché lui mi chiama Maria Leda per farmi incazzare. Oh, ci ho detto, cominciamo a dire, sono stata troppo sintetica con le presentazioni? Alessio, di la verità. Ok, sono stata sintetica? No, vabbè. Allora, e quindi entriamo subito nel vivo di questo libro. Ad alta voce, vita da giornalista sul campo e dietro le quinte, con prefazione di Enrico Mentana, scusate se è poco, no? E il racconto di 30 anni di carriera, appunto, che comincia, come dicevamo, con questa gavetta importante, anche variegata, perché tu poi hai fatto un po' di tutto, hai collaborato anche con Il Mondo, hai scritto per Affari e Finanza, hai scritto per Panorama, cioè hai comunque provato un po' tutte le, no? Le testate. Allora, domanda, prima di tutto spieghiamo, perché poi io ti ho interrotto per non rovinare l'effetto sorpresa, chi sono i tuberi, abbiamo detto, perché il libro è dedicato ai preziosi tuberi e questa cosa ovviamente mi emoziona molto, abbiamo detto, no? Oh, e poi quando l'hai scritto, come ti è venuta l'idea? Allora, preziosi tuberi sono i colleghi della scuola di giornalismo della LUIS a cui il libro è dedicato, perché questo libro è, in realtà, non so se si può considerare come una sorta di manuale di giornalismo, secondo me no, perché i manuali di giornalismo sono normalmente impostati come dei racconti astratti, cercano di spiegare come devono essere scritti gli articoli, cercano di spiegare come si fa un'inchiesta, come si fa un reportage, però in termini sempre un po' astratti. Invece io ho scelto una strada diversa, quella di raccontare dei grandi fatti noti, cercando di aggiungere come valore in più delle istruzioni per l'uso, cercare di spiegare come questi fatti sono stati vissuti all'interno delle redazioni, perché quello delle redazioni giornalistiche in realtà è un mondo che probabilmente dall'esterno può apparire anche un po' misterioso, un po' strano, un po' difficile da capire, perché ci sono tutta una serie di meccanismi che regolano il lavoro quotidiano di un giornalista, che però dall'esterno magari non sono percepiti molto bene. Quindi il mio sforzo è stato quello di prendere alcuni grandi fatti noti di cui ho avuto la fortuna di occuparmi, e per ciascuno di questi fatti
andare a ricostruire proprio i dialoghi per come li ho ricordati e per come ho potuto ricostruirli tra i vari protagonisti, e quindi svelare in questo modo anche il rapporto che c'è tra i vari soggetti che fanno parte di una redazione, i direttori, i colleghi, i collaboratori, perché il giornalismo, soprattutto quello televisivo, è un grande lavoro di squadra, e questo lavoro di squadra certe volte non viene percepito, perché quando uno guarda un telegiornale normalmente vede un conduttore che racconta delle notizie in un certo arco di tempo e non si rende conto invece di tutto un lavoro che c'è dietro. Ecco, cose di questo genere qui. I preziosi tuberi. I preziosi tuberi sono appunto i colleghi della scuola di giornalismo, perché c'era l'idea di raccontare senza alcuna reticenza le grandi difficoltà che ci sono per l'accesso alla professione giornalistica. Quando uno scrive un libro del genere, di solito lo fa, il rischio è che possa essere un po' autocelebrativo, che possa in qualche modo andare a raccontare delle cose che in realtà non hanno un grande interesse per chi dovrebbe leggerle, secondo me. Soprattutto se questa cosa viene fatta in un modo in cui non si cerca di raccontare appunto quel qualcosa in più che c'è, quel lavoro quotidiano che si fa nelle redazioni. Scuola di giornalismo, preziosi tuberi la racconto in breve perché sennò diventa un po'. Il primo giorno della prima lezione alla scuola di giornalismo della LUIS ci danno questa esercitazione da fare, praticamente fare la sintesi in breve di una serie di lanci di agenzia. Il tema era la ricerca dei tartufi in Piemonte e tutta una serie di rivendicazioni che venivano fatte dai cercatori di tartufi. E bisognava, per evitare ripetizioni, trovare un sinonimo ai tartufi. E quindi i tartufi che cos'erano? Preziosi tuberi. E tutto sommato non era così difficile alla fine cercare di scrivere una notizia di 3-4 righe trovando un sinonimo del genere. Da allora questa cosa è diventata un tormentone tra noi che eravamo appunto, frequentavamo questa scuola di giornalismo, e fu il primo giorno in cui rompemmo il ghiaccio in questo modo, no? E da lì sono nate tutta una serie di cose un po' goliardiche, un po' divertenti. Abbiamo questo gruppo dopo 30 anni tra di noi, tra quelli che più o meno sono sopravvissuti rispetto alla professione giornalistica, in cui ancora... E anche quelli che hanno voluto ritrovarsi, perché non tutti hanno gradito questa chat. Esatto. Quindi grande attenzione in questo libro sicuramente a quelle che sono le difficoltà di accesso alla professione, e io ho cercato di raccontare tutte quelle che ho vissuto io senza sconti, e però poi ci sono tutta una serie di altri spunti perché questi grandi fatti noti vengono raccontati appunto sul campo e dietro le quinte, così come li ho potuti vedere, perché mi è capitato nel corso della mia attività giornalistica fino a questo punto di fare il lavoro dell'inviato su cose anche abbastanza importanti per mia fortuna, e di avere anche una responsabilità nel coordinamento occupandomi di altri grandi fatti importanti, però con questo ruolo diverso, ugualmente impegnativo e di una certa responsabilità. Ecco, il libro si chiama Ad alta voce. Chi è che ti ha detto fallo ad alta voce? Allora, il giornalismo è un lascito generazionale, così come tutte le grandi professioni. Secondo me si impara continuamente, ci sono dei maestri importanti, delle persone che hanno avuto un ruolo che lascia un segno, sicuramente. Ad alta voce, nel caso specifico, è un lascito generazionale del mio primo direttore, Sandro Curzi, che, come racconto, non ebbe la possibilità di assumermi. Eravamo arrivati a un punto tale per cui io avrei potuto essere assunto negli anni 90, quando frequentavo la redazione di Telemonte Carlo. C'era una crisi dell'editoria in quel momento e lo stesso Curzi fu licenziato, non fece in tempo in pratica ad assumermi, e quasi scusandosi per il fatto che non era riuscito a mantenere una promessa che mi aveva fatto, visto che il tipo di lavoro che avevamo svolto insieme aveva convinto lui
intanto ad assicurarmi che avrebbe fatto di tutto per potermi assumere. Perché tu hai fatto anche tanto precariato. Sì, sì, però il discorso di ad alta voce è proprio una sua esortazione. Cioè lui mi disse, guarda, io non ce l'ho fatta ad assumerti, e in futuro ti do un consiglio con chiunque, con qualunque direttore, con qualunque editore tu ti troverai a dover confrontare, e cerca di mantenere un alto profilo, cerca di mantenere un profilo indipendente, un profilo obiettivo, e quando serve alza la voce, cioè nel senso fatti sentire, perché purtroppo è un mondo, quello del giornalismo, dove ci sono dei momenti in cui è necessario anche un po' alzare la voce. Alessio, tu l'hai avuto come compagno di scuola al liceo Quintoennio di Taranto. Cioè, si notava già questa, come devo dire, propensione di Max per questo tipo di lavoro? Allora, Massimo era negatissimo in matematica, ce n'è traccia nel libro, se ne parla. Un appuntamento fisso a settembre, però era bravissimo in italiano, scriveva benissimo, anche io rimasi folgorato da quella insegnante più volte evocata, alla quale siamo legati entrambi, da, diciamo che eravamo i due pupilli di questa insegnante di lettere, però lui scriveva forse un pochino meglio di me, e soprattutto aveva una grande inventiva nello scrivere, era un po' estroso ma anche molto molto incisivo, infatti. Ma certo che ne parlava. I nostri argomenti, io ricordo bene, erano di musica, e lui era molto, eravamo tutti entrambi molto appassionati di rock, lui era un po' più moderato, amava il rock sinfonico, parlava molto dei Genesis e dei Marillion, non so se ti ricordi. Io invece ero più spostato verso Kerrang, verso Deep Purple, Led Zeppelin, gruppi un po' più tosti, chiamiamoli, di cui anche lui aveva un fratello, però molto appassionato di questo tipo di musica. E parlavamo spesso del nostro futuro, come normale, oramai eravamo alle soglie dell'università, quindi se ne parlava spesso. E col senno di poi non si arriva dove è arrivato lui senza che ci sia stato un grande desiderio e delle fondamenta molto solide. Ha dovuto, un po' come tutti noi, coinvolgo anche me stesso, perché lui parlava del suo desiderio di fare il giornalista, io parlavo del mio desiderio di fare il magistrato. Eravamo ancora lontani dall'esperienza universitaria che si affacciava in quegli anni. Però era molto radicato la sua volontà, e ripeto, dal libro si vede che ha faticato molto, ha avuto molte esperienze, anche sicuramente di scoramento, che lo hanno accompagnato negli anni, come ne ho avute io, sia nella preparazione del concorso, anche successivamente, però la passione, il sacro fuoco evidentemente l'hanno sorretto poi anche nel conseguimento dei brillanti risultati e anche nella scrittura di questo libro. Sì, perché la cosa bella del libro è che Max racconta appunto queste sue esperienze, diciamo mirabolanti, anche, diciamolo, dal punto di vista professionale. Beh, sai, non capita a tutti di andare a Seattle per intervistare Amanda Knox, no? Beh, lei era in carcere, però E però comunque sei andato, hai cercato i genitori, i compagni di scuola, eccetera, comunque hai fatto delle cose, comunque hai seguito 8 anni questo processo di Perugia, quindi voglio dire, hai incontrato sicuramente tutti i protagonisti. Dicevo, la cosa bella appunto è che lui ricorda nel libro molti servizi importanti fatti appunto su quell'argomento, e, evidenziando anche la colonna sonora, no? Lì ho messo questa canzone, lì c'erano appunto i Deep Purple, là ho messo i Rolling Stones, là ho messo, no? Perché Max è un appassionato di musica, ovviamente, essendo un pesci, scusate questa notazione astrologica, ma è così, no? Ok. Abbiamo iniziato 30 anni fa, perché si può dire che abbiamo iniziato insieme. Abbiamo iniziato 30 anni fa, e la rivoluzione in quel momento era, perché io me lo ricordo anche a quotidiano,
il passaggio dalla macchina da scrivere al computer. Con alcuni colleghi, tipo il compianto nostro vice direttore Antonio Maglio, che si rifiutava categoricamente di utilizzare il computer, continuava a utilizzare la macchina da scrivere e quindi poi i pezzi dovevano andare in tipografia, essere ribattuti, eccetera. Mentre invece ovviamente lavorare col computer toglieva di mezzo tanti passaggi. No? Adesso diciamo siamo invece in piena rivoluzione, diciamo, passaggio dalla carta stampata al web, in qualche modo, o ci siamo già passati, adesso non lo so. Tu dici nel libro che secondo te i giornali hanno 10 anni ancora davanti la carta stampata, parliamo di carta stampata. Qualcun altro la tira un po' più in là, ma insomma. Ecco, volevo sapere se davvero pensi che i giornali siano giunti ormai a un punto finale, cioè un momento in cui tutto si trasferirà inevitabilmente online, senza più, anche considerati i costi della carta, che non sono, no, in questo momento. Allora, sicuramente la stampa cartacea, quella che noi abbiamo conosciuto, quella che le persone che superano normalmente i 40-50 anni continuano ad avere come piacere di lettura frequentando, non so, l'edicola vicino casa o cose del genere, credo che sia un mondo che stia tramontando sempre più velocemente. Insieme a questo mondo sta tramontando la gerarchia delle notizie così come veniva percepita e trasmessa da questi mezzi di comunicazione. Fino a qualche anno fa, vedere la prima pagina del Corriere della Sera, di Repubblica, dei più importanti quotidiani italiani, era un po' capire la gerarchia dei grandi fatti che erano avvenuti e che potevano poi magari essere trasmessi il giorno dopo attraverso una scansione più o meno programmata dai vari telegiornali. Sembrava quasi che tra quelle prime pagine che venivano, che noi trovavamo in edicola la mattina, e il tempo poi dei telegiornali per le varie edizioni per sviluppare quelle notizie e altre notizie di giornata fosse un tempo molto lento. Sembrava che non ci fosse quasi niente in mezzo. E adesso viviamo l'era del tempo reale. L'era del tempo reale significa che è come se esistesse un altro campo di gioco. C'è un campo di gioco che è fatto dai giornalisti ed è un certo tipo di informazione deontologicamente verificata, certificata, che ha determinate regole, in cui si tenta di effettuare ancora una verifica e una selezione delle notizie responsabile, scrupolosa, attraverso un ricorso alle fonti aperte e comunque alle fonti anche istituzionali molto rigoroso. Esiste questo, però esiste un altro campo di gioco parallelo che è quello dei social media. Ogni giorno sui social media passano centinaia di altri fatti che non sono probabilmente notizie, ma sono fatti che condizionano il nostro approccio alla realtà e all'opinione pubblica, e soprattutto condizionano il modo in cui alle notizie si approcciano i ragazzi sotto i 30 anni. Io sfido chiunque di voi che abbia cugini, figli, nipoti, a trovarne uno che diciamo, sopra i 25 anni guardi regolarmente un telegiornale o compri un giornale cartaceo, probabilmente non ce n'è nessuno. Quindi questo pone un grande problema di rappresentatività a tutta la categoria giornalistica, che può anche continuare a credere alla liturgia del telegiornale, alla liturgia del giornale cartaceo, ma in realtà adesso esiste un'altra realtà parallela che forma l'opinione pubblica in maniera difficilmente controllabile, con cui bisogna fare i conti, c'è poco da fare, perché i social media sono utili, hanno una loro utilità, non è il caso di demonizzarli in senso assoluto, però nel rapporto che hanno con la diffusione delle notizie ci sono tutta una serie di cose che bisogna chiedersi, perché l'irresponsabilità velenosa che spesso si nasconde dietro i famosi leoni da tastiera che avvelenano i pozzi dell'informazione, se vogliono, o partecipano in maniera scomposta
ad alcuni dibattiti che si aprono quotidianamente, appunto in tempo reale, sui social media, sugli argomenti, diciamo, che sono in trend di giornata. Ecco, questo approccio qui ci pone di fronte a una realtà che è totalmente diversa rispetto a quella che era appunto quando noi abbiamo cominciato 30 anni fa, in cui c'era un rapporto e un tempo che i giornalisti potevano utilizzare per la verifica delle notizie che sembrava infinito rispetto a quello di adesso. In questo momento succede una cosa, bisogna cercare di verificarla praticamente in tempo reale. Verificarla in tempo reale è possibile nel momento in cui tu hai degli strumenti deontologici molto forti e nel momento in cui hai la possibilità di avere un'interazione in tempo reale con delle fonti importanti. Non è una cosa semplice. Dicevamo, tu hai seguito degli eventi importantissimi, eventi anche epocali se vogliamo, no? Una delle regole del giornalismo, in teoria, delle regole diciamo del passato forse, era quella appunto di mantenere un sano distacco tra quello che vedi, no? E come lo racconti, evidentemente, no? La famosa oggettività, che ovviamente non esiste, è una chimera, però quantomeno uno deve tentare di avvicinarsi a questa oggettività e quindi per questo deve creare una sorta di spazio tra la notizia, tra quello che vede, tra il fatto e il suo modo di raccontarlo. Ma c'è stato un evento che in modo particolare ti ha segnato dal punto di vista emotivo, una cosa con cui non sei in alcun modo... Tu hai seguito il terremoto dell'Aquila, hai seguito la morte di Giovanni Paolo II, su cui ti dilunghi moltissimo, no? Forse proprio perché ti ha colpito questo totale, come devo dire, non mi viene neanche una parola in questo momento, cioè questo impazzimento, chiamiamolo così, impazzimento totale. Io ricordo la gente che partiva, andava a Roma per partecipare ai funerali, eccetera. Allora colgo l'occasione per ricordare una persona che a me è molto cara, che purtroppo è mancata nelle scorse ore, uno dei miei ex direttori, Giulio Giustiniani, che appunto è scomparso questa mattina, ed è stato artefice di un percorso molto importante, perché durante la sua direzione io ho avuto la fortuna di occuparmi di alcuni grandi fatti. E tra questi grandi fatti c'è stato anche il racconto, ovviamente non l'ho fatto da solo perché c'era un'organizzazione molto complessa quando bisogna raccontare la fine di un pontificato, di un papa importante che è durato 27 anni come Giovanni Paolo II. Però certo, quello è stato uno dei fatti che sicuramente segnano. Io credo che per qualsiasi giornalista del mondo occidentale raccontare la morte del Papa, penso sia la cosa più importante che possa accadere, testimoniarla, non raccontarla in senso appunto autoreferenziale, ponendosi in maniera anche ridicola in questo senso dentro un fatto che è oggettivamente un fatto storico, un fatto epocale. Di quel Papa, certo. Il punto vero è che in quel momento si aveva proprio l'opportunità di essere con i piedi dentro la storia, dentro un cambiamento storico, e l'emozione sì, fu incredibile, fu davvero ai massimi livelli, perché si trattava di raccontare la fine di un'era, si trattava di raccontare l'arrivo di milioni di persone di ogni età, che subito dopo la morte del Papa credo che sia una cosa senza precedenti, insomma nel secolo che abbiamo vissuto non c'è mai stato un Papa che alla fine del suo pontificato ha provocato delle reazioni emotive così, no? Sì, ecco, in quei casi lì è molto difficile riuscire a separare l'emozione dal racconto. Uno chiaramente ci prova, così come prova a fare quello che tu dicevi, cioè essere un giornalista obiettivo è un mito molto del giornalismo anglosassone, si dice separare i fatti dalle opinioni, è una cosa
abbastanza difficile da fare, in realtà, perché anche i giornalisti, quelli che sono onestamente, intellettualmente onesti, hanno la loro visione del mondo, hanno delle idee, e queste idee ovviamente le esprimono in qualche modo anche quando interpretano la realtà. Però, diciamo così, cercare di essere obiettivi è un qualcosa a cui ci si può arrivare, non è certo un presupposto, però deve essere una tensione. Sì, ci deve provare. Ecco, il giornalismo militante, il cosiddetto giornalismo militante, che viene considerata come un'altra scuola di pensiero, non è probabilmente la giusta soluzione, secondo me, perché la militanza è un fatto sociale. I giornalisti dovrebbero cercare di mantenere la giusta distanza tra i fatti che raccontano, tra le persone che raccontano e tutto il contesto. Alessio, articolo 21 della Costituzione, libertà di opinione, il diritto di critica, no? I giornalisti si arroccano sempre dietro questo diritto di critica, anche quando magari, no, c'è qualche problema. Ti volevo chiedere, il diritto di critica è oggettivamente uno degli elementi su cui misurare la libertà di un paese? No? Ecco. Qual è in questo momento la situazione dell'Italia, dell'ordinamento italiano, con riguardo a questo articolo 21 della Costituzione? Io credo che i giornalisti siano liberi di fare il loro mestiere. Voglio dire, per quanto riguarda le notizie della cronaca, il racconto dei fatti di rilevanza di interesse pubblico, ci sono molti interessi in gioco e che non è facile mediare. Questo deve essere molto chiaro, perché il legislatore si vede che cerca di trovare soluzioni. Il diritto di cronaca, il diritto del giornalista a raccontare, la necessità di tutelare determinate persone che spesso finiscono nelle maglie di un'indagine. Voi sapete, molti di voi hanno sentito parlare, che il processo è già per sé una pena nei confronti di chi lo subisce, e di questo ce ne dobbiamo fare carico tutti, magistrati e giornalisti, dobbiamo stare tutti molto molto attenti. Io credo che un giornalista sia libero di raccontare. C'è stato qualche provvedimento normativo recente, c'è stato il decreto legislativo del 2021, il 188, che ha messo un po' dei paletti, diciamo, nel... I principi possono essere sacrosanti, la normativa secondo me è eccessivamente restrittiva, però non va letta in una chiave troppo riduttiva nei rapporti che i magistrati possono avere con la stampa. Avrete sentito parlare di un decreto del 2006 che ha creato, insomma, una sorta di gerarchizzazione delle procure, che ha creato la figura del procuratore capo, che è l'unico che può mantenere i rapporti con la stampa. Questo può essere anche un altro principio sacrosanto, però può avere delle conseguenze, nella misura in cui il procuratore della Repubblica può comunicare soltanto, non con una comunicazione informale, che spesso è risolutiva. Immaginate l'ipotesi della comunicazione urgente, della conferma immediata della notizia, che è poi un elemento discriminante perché la notizia possa essere pubblicata. In molti casi, nella nuova normativa, il procuratore può comunicare solo attraverso comunicati stampa e conferenze stampa, in presenza di certi presupposti. La famosa telefonata, astrattamente però, perché poi le norme vanno interpretate cum rerum salis, io non ritengo che il procuratore della Repubblica, che ha un'interlocuzione, il sostituto è diverso, anzi può essere rilevante dal punto di vista disciplinare un'eventuale comunicazione non dovuta o
non preceduto da una delega del Procuratore della Repubblica. Ma il Procuratore della Repubblica, secondo me, può avere, può continuare ad avere un'interlocuzione anche per le vie brevi con il giornalista che gli chiede, altrimenti davvero si finisce per limitare questo diritto di cronaca che invece è sacrosanto. Io credo che un Procuratore della Repubblica debba, tra i suoi doveri, deve avere quello anche di... Il PM è un promotore di giustizia e credo che il PM anche abbia il dovere di tutelare il diritto di cronaca del giornalista. Questo, secondo me, deve essere ben chiaro. Il diritto dell'opinione pubblica ad essere informata. E questo però necessita di una grande cautela, perché il pubblico ministero viene ad essere gravato, secondo me, di un surplus che non è dovuto, perché lo può fare in presenza di un interesse pubblico, ma anche qui l'interpretazione può essere restrittiva. L'interesse pubblico lo deve valutare il Procuratore della Repubblica, ma il Procuratore della Repubblica fa indagini, non valuta l'interesse pubblico di una notizia. E quindi questo, secondo me, poi sul campo si può riverberare, se poi parliamo sempre comunque di buonsenso. Non tutti i procuratori della Repubblica, non sempre può avere buonsenso, di buona volontà e di buonsenso. Di buonsenso. Sì, certo. Allora, mi è capitato in questi anni naturalmente di occuparmi di cronaca giudiziaria ed anche di inchieste abbastanza importanti e delicate. Una delle cose che ho capito è che i tempi della giustizia non coincidono assolutamente con i tempi dei mass media. Nel momento in cui c'è un arresto importante anche di una figura che ha delle responsabilità pubbliche, si scatena da qualunque, nel senso che immediatamente è necessario cercare di capire perché questa persona è stata arrestata, di avere accesso agli atti giudiziari dove magari ci sono le intercettazioni che hanno fatto sì che un pubblico ministero e un giudice per le indagini preliminari abbia poi dato l'assenso affinché queste misure cautelari venissero adottate nei confronti del personaggio X o Y. Allora, la stampa preme, la stampa ha bisogno di avere delle verifiche, appunto di averle in tempo reale. La magistratura inquirente ha la necessità di, anche alla luce di questo decreto a cui faceva riferimento Alessio, sul decreto legislativo sulla presunzione di innocenza, ha la necessità di tutelare anche i diritti di chi viene indagato, di chi viene addirittura arrestato per un reato che può essere più o meno grave. Allora, il problema qual è? Che deve esserci comunque un registro informale tra il giornalista che ha bisogno di informare in tempo reale e il magistrato inquirente. Io racconto nel libro del rapporto che ho intrattenuto con uno dei magistrati più importanti inquirenti in questi anni, che è Giuseppe Pignatone, che è stato il procuratore capo di Roma in una fase storica in cui alla Procura di Roma c'è stata l'inchiesta su Mafia Capitale, c'è stata l'inchiesta sulla vicenda di Cucchi, ci sono state tutta una serie di questioni delicate anche tra la politica e la giudiziaria. Ecco, quello che ho capito è che comunque è necessario avere la possibilità di una interlocuzione in tempo reale con queste persone, perché poi le verifiche sono necessarie. E non è giusto sbagliare, è anche deontologicamente riprovevole sbagliare nel momento in cui si ha la possibilità di fare delle verifiche sulle notizie. Però questo problema è un problema serio, cioè le procure fanno le loro indagini, i giornalisti pubblicano una notizia e il giorno dopo ci vorrebbe un seguito rispetto a questa notizia, e invece spesso capita che chi fa le indagini dice vabbè, adesso noi ci fermiamo, quando avremo degli elementi ulteriori ne riparliamo, però invece la stampa esercita una pressione che è molto forte. Da un lato c'è questo aspetto qui, dall'altro c'è un'altra cosa che è molto cambiata, tornando al discorso giornalistico in senso stretto.
la paternità delle grandi notizie, anche quelle che riguardano la cronaca giudiziaria, nell'era di internet, nell'era del tempo reale, svanisce, nel senso che una volta c'era il grande scoop giornalistico che veniva attribuito alla grande firma del giornale che aveva scovato la notizia, scriveva in prima pagina e la cui reputazione veniva oggettivamente riconosciuta perché appunto era un'esclusiva di quel giornale che rimaneva e campeggiava per più di 24 ore, anche 36 ore o 48 ore certe volte sul giornale che appunto era riuscito a trovare la famosa notizia, il famoso scoop. Adesso è capitato anche a me di scovare qualche notizia più o meno importante, di dire che c'era un politico indagato per una vicenda di cui non si sapeva assolutamente nulla. E a quel punto che cosa succede? Che io vado dal mio direttore, gli dico guarda c'è questa notizia qui, l'ho verificata attraverso un incrocio di fonti, quindi la possiamo tranquillamente dare, anche se in quel momento non c'era nessun interesse da parte dei magistrati inquirenti a confermarla. Allora, noi possiamo anche fare il nostro lavoro nella maniera più scrupolosa possibile, si fa un servizio al telegiornale della sera, questo servizio viene ripreso dalle agenzie di stampa, dai siti internet e in un secondo, in 10 minuti al massimo, la paternità di chi l'ha scovata questa notizia si disperde sul web, non c'è più. Quindi anche questo è un segno dei tempi. Nel rapporto tra diritto di cronaca e giustamente tutela del segreto istruttorio è un equilibrio veramente molto difficile. I risultati migliori, per quella che è la mia esperienza, si ottengono, e questo vale anche non solo per il rapporto tra giornalisti e magistrati inquirenti, ma più in generale tra i giornalisti e tutte le fonti istituzionali più importanti, i risultati migliori si ottengono ancora nel momento in cui si riescono a coltivare dei rapporti personali che sono di fiducia e in cui tutte e due le parti, il giornalista e la sua fonte istituzionale, si fidano dell'altro, riescono a riconoscere nell'altro dove deve fermarsi e dove è necessario invece parlarsi. Tu ti sei occupato anche del caso Ustica, uno dei misteri italiani ancora, uno dei tanti misteri italiani ancora insoluti. Non tutti sanno che la vicenda di Ustica ha in qualche modo delle propaggini anche qui, a distanza di un paio di chilometri da qui. Ti riferisci alla vicenda di una delle cosiddette morti sospette? No, lui era a Parisi. Parisi. Sì, mi hai fatto una domandina semplice, il caso Ustica. No, Parisi, Parisi. Allora, sì, diciamo che la vicenda, una vicenda come quella di Ustica è veramente... spinosissimo, ecco, è ripartito. Va bene, sono i servizi segreti sicuramente, è la congiura del silenzio. Sì, c'è stato un episodio alcuni anni fa, molti anni fa in realtà, parliamo del 95 se non mi ricordo male, di questa persona che era inserita nelle indagini che doveva essere ascoltata anche dal giudice istruttore Priore, Rosario Priore, che si occupava della monumentale istruttoria rispetto a quella vicenda lì, e fu ritrovato senza vita, si parlò di un suicidio, aveva lasciato un biglietto e rientra sicuramente in una di quelle vicende forse collegabili. Sì, sì, era di servizio nel radar di Otranto, sì, sì, sì. Purtroppo di vicende come quella ce ne sono state molte, e una questione come quella di Ustica è obiettivamente una questione che si può soltanto consegnare però a quella che è stata, a quello che è stato l'esito processuale, che non ha portato a suo tempo, perché non sono mai stati individuati i presunti responsabili della strage di Ustica,
come persone fisiche, ma a suo tempo ha portato alla sbarra soltanto per delle questioni legate ai depistaggi, ai presunti depistaggi, alcuni alti ufficiali dell'aeronautica e del Ministero della Difesa, però questo genere di vicende come quella di Ustica, secondo me, possono essere affrontate soltanto nel momento in cui ci si attiene a quello che davvero la giustizia poi riesce a fare. Fare delle supposizioni è veramente difficile. Ci sono dei giornalisti che hanno trascorso buona parte della loro carriera, alla 7 lavora Andrea Purgatori, che per esempio se ne è occupato tantissimo, ma è ovvio che c'è un livello di accertamento dei fatti che in una vicenda come quella, per poter produrre un qualsiasi discorso nuovo in termini di verità, ha bisogno di riscontri importantissimi che nessuno ha. È difficile dire se si saprà mai la verità, io non lo so dire, però davvero fare delle ipotesi non ha neanche senso nel momento in cui parliamo di una vicenda così, così intricata, davvero. Quando uno pensa, almeno io questo pensavo prima di intraprendere questo lavoro, che fosse appunto quello del giornalista un lavoro molto avventuroso, molto divertente, molto creativo, in parte lo è, però poi si passano anche giornate seduti in redazione al telefono a passare i pezzi altrui, quindi diciamo non è poi tutto oro quello che luccica. Non solo, poi comunque è una vita spesso anche di grandi rinunce, no? Seguire questo sacro fuoco, di rinunce anche di imprevisti. Quante volte ti è capitato di andare a cena da qualche parte e di doverti alzare per tornare al lavoro? Allora, sì, ci sono stati, credo che anche Alessio forse possa aver avuto qualche telefonata nel momento in cui accadeva qualcosa ed era PM di turno e bisognava correre in un posto dove magari era morto qualcuno o cose del genere, penso che gli sarà capitato più di una volta. Sì, allora, senza voler mitizzare la figura del giornalista e crearne una sorta di figura eroica e ieratica, sì, ci sono dei momenti in cui l'imprevisto accade e quindi stravolge ovviamente anche un po' le nostre vite. Io ho citato un paio di casi una volta in cui, cioè, tutti ricorderete qualche anno fa quando c'è stata una delle più gravi sciagure stradali degli ultimi anni, quando è precipitato quell'autobus vicino Avellino con tutti i pellegrini a bordo, eccetera. Quella era una delle classiche serate in cui stavo provando ad andare a mangiare una pizza verso le 9 di sera e ovviamente quando la giornata lavorativa sembrava conclusa e invece stava per cominciare in realtà la giornata lavorativa, perché se ti arriva una notizia di quel genere a quell'ora in cui si capisce nel giro di poche decine di minuti che ci sono decine di morti in un singolo incidente stradale, è chiaro che si stravolge ovviamente, ci mancherebbe, il senso di quella serata, così come è successo quando c'è stato l'attentato del Bataclan, gli attacchi terroristici in serie a Parigi che sono iniziati con un'esplosione allo stadio di Saint-Denis, dove c'era in corso una partita e sembrava che fosse inizialmente una vicenda circoscritta, invece poi si è capito che in Francia si stava per vivere la notte più infernale dalla rivoluzione francese, ma sicuramente dalla fine del secondo dopoguerra. Ecco, in quei casi lì è ovvio che non esistono orari per i giornalisti, non esistono regole, ci sono delle cose che a quel punto prendono il sopravvento, così come quando bisogna partire. Appunto, tu prima citavi il terremoto dell'Aquila, alle 3:30 del mattino ho capito che dovevo iniziare una trasferta che sarebbe durata probabilmente un mese, due mesi, come fu, perché non si tratta di star dietro a un fatto di cronaca che si sviluppa nell'arco di una giornata, si tratta di cominciare a seguire una vicenda che impatta su una comunità con tutte le implicazioni umane, la distruzione,
i soccorsi, tutte le implicazioni giudiziarie che poi si aprono in un secondo momento, significa essere consapevoli che da quel momento in poi, come mi è capitato quella volta lì, per un paio di mesi difficilmente poi si torna a casa, perché c'è anche questo nella professione giornalistica, però è un modo per entrare nella vita delle persone nel momento della sofferenza che dà anche molto a chi si trova a dover fare questo lavoro di cronista. Se riesce a farlo nel modo migliore è qualcosa che ti segna in senso positivo, perché è chiaro che la sofferenza di una comunità è una cosa che bisogna purtroppo raccontare, ed è anche chiaro che bisogna paradossalmente essere capaci di dare il meglio di se stessi proprio nel momento in cui ci si trova a raccontare una cosa terribile. Io penso a tutti i giovani inviati che sono adesso in questo momento in Ucraina da tanti mesi, anche loro si sono trovati a doversi confrontare con una realtà che francamente sembrava incredibile fino a qualche mese prima, il famoso 24 febbraio di quest'anno, in cui c'è stato l'attacco, l'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Esiste, cioè, fare il giornalista può essere anche pericoloso, ripeto, senza voler creare una figura mitologica, però ci sono delle situazioni in cui anche fare il giornalista è pericoloso. Negli ultimi 30 anni c'è una stima internazionale, che è molto circostanziata, che dice che 1500 giornalisti sono stati uccisi mentre facevano il loro lavoro nel mondo. Non sono pochissimi, se ci pensate. Alessio, il tuo rapporto con i giornalisti? Ci siamo sentiti poche volte, però è capitato. Il mio rapporto è sempre stato di massima, ecco, quella circolarità della fiducia di cui parlava Massimo prima, credo che sia fondamentale. Sì, la ricostruzione della verità si atteggia diversamente. Cioè, io accomuna le due professioni, ecco, con l'accertamento della verità della notizia che il giornalista deve diffondere, deve divulgare, da prova di grande responsabilità e di grande giustizia. Questo è un tema molto caldo, molto scottante, molto importante. Il giornalista, se dà una notizia certa, verificata, e sa anche come la deve dare, deve avere sempre l'accortezza di seguirla nel tempo, la notizia, ma non solo nel giorno dopo, quando lui diceva spesso la procura, il giorno dopo si chiude a riccio, vi ho detto quello che potevo dire, devo lavorare, adesso non ci sono atti che possono essere portati alla cognizione di terzi, se non sono almeno portati alla cognizione della difesa. E quindi questo però comporta che il giornalista poi deve, per fare un servizio di giustizia, questo è quello che poi spesso si lamenta da parte di alcuni, deve seguire anche quello che avviene dopo. Dico un'ovvietà, sapete benissimo che facendo riferimento all'ipotesi dell'arresto, comunque dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare cui faceva riferimento Max poc'anzi, è necessaria sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Per una condanna ci vuole un quid pluris molto più sostanzioso, e cioè la sussistenza di indizi gravi, precisi, concordanti, che portino a un'affermazione di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, elevata probabilità, dice la giurisprudenza. Quindi è fisiologico, anche se ad alcuni di voi, a molti può sembrare strano, che si tenda a applicare una misura cautelare in presenza di certi presupposti, e che può avvenire in concreto che a distanza di tempi, perché i tempi della giustizia, lo diceva Max poc'anzi, sono diversi dai tempi dei giornalisti. È però necessario che questa notizia venga data, e venga data con la giusta enfasi. Avviene spesso, non sempre. E la stessa enfasi che viene data all'arresto deve essere data alla
al proscioglimento, in qualsiasi caso essa poi sia stata pronunciata, non dico mia colpa, perché voglio dire, non si fa mai di tutta l'erba un fascio. Attenzione su questi profili, perché ecco, la giustizia del giornalista, volendo creare una sorta di assimilazione tra la figura del magistrato, il magistrato deve accertare una verità, ahimè non storica ma processuale, ricordiamocelo sempre, cioè quello che emerge dalle prove. Il giornalista ha sotto certi aspetti un vantaggio, che si trova un accertamento fatto in un senso o nell'altro, che secondo me non costa niente sottolineare, avviene spesso ma avviene non sempre, forse anche nei casi di minore rilevanza andrebbe data enfasi alla soluzione, o già il provvedimento di riesame magari di annullamento. Anche lì attenzione, vedo magari un'enfasi, è stato arrestato il sindaco di, annullato prima del deposito di un provvedimento da parte del tribunale per il riesame, che avviene entro un termine di 45 giorni dall'udienza, si dice non ci sono gravi indizi di colpevolezza, magari si scopre al deposito delle motivazioni che l'arresto è stato annullato in sussistenza di tutti i gravi indizi di colpevolezza, ma perché è venuto meno il pericolo di reiterazione, perché il sindaco si è dimesso e quindi non può reiterare il reato. Anche qui attenzione, la giustizia del giornalista si misura anche su queste attenzioni, che sono tipiche di chi fa il proprio lavoro con grande dignità e precisione. Tanto per far capire com'è il rapporto tra un giornalista e un magistrato che sono stati compagni di scuola, lui non mi ha mai dato mezza notizia, mai, di nessun genere, proprio perché siamo compagni di scuola, e io ho cercato di non metterlo mai in imbarazzo. In realtà, sempre in questa difficile dialettica che c'è tra chi fa il giornalista e chi fa il magistrato, soprattutto il magistrato inquirente, che è quello che sta in prima linea, quello che fa le indagini sugli accertamenti dei reati, e certe volte basta semplicemente trovare un punto che consenta di non uscire fuori strada. Cioè, se un magistrato inquirente, ognuno di noi può magari avere accesso a determinate informazioni da altre fonti investigative che non sono i magistrati inquirenti, che pure dovrebbero essere i depositari, i titolari di tutto questo, però può capitare, altrimenti la cronaca giudiziaria non esisterebbe, che uno magari le informazioni le prende da altre fonti che non siano il magistrato, sempre fonti investigative, magari quelle che si occupano degli accertamenti di polizia giudiziaria. Non è la stessa cosa, ma sono comunque delle fonti. Ecco, in quel caso lì è necessario che nel rapporto, come dicevo prima, di fiducia, che comunque deve esserci, almeno il magistrato riesca a escludere che tu stia andando fuori strada. Quello è fondamentale, almeno quello è fondamentale, e certe volte è sufficiente per far sì che si faccia un buon prodotto giornalistico e che si faccia di conseguenza un buon servizio ai nostri ascoltatori o lettori nel caso di carta stampata. Allora, avviamoci verso la conclusione. Domanda: 30 anni fa, quando io avevo queste aspirazioni, queste velleità giornalistiche, andavo a una cena dove c'era mia madre e c'era ospite Giampaolo Panza, grande giornalista. Ah, questa ragazza vuole fare la giornalista, che cosa diciamo a questa ragazza? Signorina, cambi mestiere, mi disse all'epoca Giampaolo Panza, con riferimento ovviamente alle difficoltà di un mestiere che già allora era difficile, ma adesso... Che tipo di consiglio ti sentiresti di dare oggi a un ragazzo che sta intraprendendo questa strada e che non sa, oggi ci sono le facoltà di comunicazione, all'epoca non c'era niente, c'era soltanto o entri nel giornale o entri nel giornale. In un giornale ti danno il praticantato oppure tanti saluti. Adesso ci sono anche, diciamo, queste facoltà, queste scuole che comunque da una parte consentono anche un ingresso più agevole nel mondo della comunicazione, del giornalismo, anche se poi non so con quali risultati concreti, no?
perché ce n'è un'inflazione alla fine. Comunque, un consiglio a un ragazzo che vuole iniziare a fare il giornalista. Allora, una delle cose più belle che capita quando si fanno queste presentazioni è, dopo 2 anni di pandemia, soprattutto, è incontrare la gente. Siccome ho iniziato a fare questo piccolo tour per presentare il libro, per promuovere il libro da qualche settimana, da qualche mese, con qualche pausa, mi è capitato anche di incontrare dei giovani giornalisti, aspiranti giornalisti. Io non mi sogno neanche lontanamente dal scoraggiarli a intraprendere la carriera giornalistica, di provare quantomeno a cominciare. Il problema però è oggettivamente che già rispetto a quando abbiamo cominciato noi, io parlo di un ponte levatoio che si è alzato, di una cittadella assediata che è quella dell'informazione, in cui più o meno molti di noi sono riusciti a entrare, sia pure con grandi fatiche, con anni e anni di precariato, di gavetta e anche di difficoltà. Adesso, rispetto a 30 anni fa, la situazione è ancora più complessa. È complessa, credo, nell'accesso a tutte le professioni che sono regolate in Italia da ordini professionali. Però quella giornalistica in questo momento ha delle difficoltà ulteriori. Quali sono? Intanto un po' la perdita di riconoscibilità sociale, di prestigio sociale, se vogliamo, dei giornalisti, proprio perché esiste questo campo alternativo nella diffusione delle notizie di cui parlavamo prima. E poi perché i costi dell'informazione rispetto a come erano gestiti quando noi abbiamo cominciato hanno preso una piega completamente diversa. C'è un enorme problema di equo compenso per i giovani giornalisti precari che si avviano alla professione. Faccio un esempio. Se un collaboratore esterno che scrive sul sito online anche di una importante testata giornalistica viene retribuito mediamente tra i 5 e i 10 euro lordi a servizio. 5 e 10 euro lordi a servizio. Giornalista, aspetta. Certo, quindi qui abbiamo un problema enorme sull'eco compenso, perché ciò che esisteva prima, un contratto nazionale di lavoro che garantiva retribuzioni e garanzie ai giornalisti, per gli editori non è più sostenibile. Quindi quello che succede è che questo livello di garanzie e di retribuzioni viene abbassato. Sarà abbassato ulteriormente? Probabilmente sì. Quello che dovrebbero fare, secondo me, gli editori è al netto di tutte le difficoltà, di tutte le trasformazioni che ci sono, lavorare molto sulla formazione continua, perché nelle redazioni giornalistiche c'è bisogno di persone che abbiano menti da ventenne, da trentenne, non più da cinquantenne. Nelle nostre redazioni le persone più giovani hanno 45 anni e non hanno la capacità di lavorare sulle multipiattaforme, su quelle piattaforme dove adesso si diffondono le notizie, con la stessa capacità che hanno, appunto, potrebbero avere i nostri figli o nipoti di 20-30 anni. Quindi esiste la necessità di un ricambio, ma questo ricambio è sempre più difficile da fare. Al netto di tutto questo, se uno ha passione per questo lavoro, secondo me ha comunque la possibilità di farcela, perché anche se tutto si sta trasformando, il famoso sacro fuoco alla fine, secondo me, vince sempre. Alessio, dicevamo l'altro giorno, sia quella del giornalista che quella del magistrato in questo momento sono un po', diciamo, delle professioni sotto attacco in Italia, possiamo dirlo, no? Hanno perso un po' di, come diceva Max, riconoscibilità sociale, un po' di quell'allure che in qualche modo caratterizzava, no, queste professioni non solo 30 anni ma anche 20 anni fa, per una serie di motivi che non stiamo qui a spiegare, che tutti conosciamo. Però come si recupera la fiducia dei cittadini? Questo sia per il giornalista che per il magistrato. Ma forse la categoria dei magistrati sta più inguaiata di quella dei giornalisti in questo periodo. Anzi, indubitabilmente è così.
E le cause le conosciamo e le conoscete un po' tutti, e ovviamente non si perdona a chi deve applicare delle norme e deve seguire delle regole il fatto di scavalcare delle regole. E come si recupera? Diciamo che questo è anche un po' la conseguenza di una sorta di squilibrio tra i poteri che abbiamo vissuto in questi anni. Diciamo il periodo degli eroi, della mafia, dell'antimafia, dei professionisti dell'antimafia, per citare Sciascia, anche se l'articolo di Sciascia aveva delle connotazioni piuttosto negative, e il periodo dell'antipolitica, dell'antiprima repubblica, e adesso un po' di, diciamo, un po' di fango, un po' di reflusso, ma non è solo un fatto di corsi e ricorsi. Come si recupera? Giornalisti e magistrati, facendo il proprio dovere, facendolo con correttezza, facendolo col sacro fuoco più volte evocato da Massimo, andando avanti con rispetto del proprio lavoro, con grande abnegazione, anche quando si è sotto attacco. Credo che questo possa essere veramente l'auspicio che tutti noi dobbiamo avere, e credo che debbano averlo tutti i cittadini. Io ho una grande fiducia, io dialogo molto con le persone nel mio lavoro, ma anche quando vado al di fuori del mio lavoro. Gli italiani sono un popolo fiero che non recepisce in maniera acritica quanto certe volte viene somministrato, sanno fare i dovuti distinguo. Quello che dobbiamo fare è cercare di lavorare tutti seriamente, e lo recupereremo piano piano. Cioè, insomma, vediamo un po' di luce al di là del tunnel, speriamo che non sia, come si dice, che non siano i fari del treno. Concludiamola con una battuta. Grazie. Sì, infatti io volevo chiedere, ci sono domande, curiosità? Qualcuno vuole fare? Sì, avete visto, una chiacchierata, quindi potete, non abbiate paura. Non siate timidi. Qualche considerazione anche, non necessariamente domande. Curiosità? Sono tutti giornalisti. Allora, per fortuna mai. È ovviamente un problema molto grosso, cioè essere censurati dalla propria struttura, diciamo, gerarchica che c'è. Perché poi guardate, le redazioni dei giornali, io le definisco come una via di mezzo tra i campus universitari e le caserme. No, le caserme, perché c'è una struttura gerarchica. C'è una struttura gerarchica che giustamente a un certo punto decide cosa bisogna pubblicare e che cosa no. Naturalmente non si tratta di luoghi dove c'è una gerarchia di tipo militare e c'è una tensione a tutelare il segreto piuttosto che la diffusione delle notizie. Però giustamente nel momento in cui si cerca di fare un lavoro deontologicamente accurato, se una notizia non ha le adeguate verifiche, soprattutto se si tratta di una notizia inedita, ci sono ancora le notizie inedite nel mare magnum dei social media, dei siti online di informazione, sembra tutto un po' omologato, no? Una notizia sorprendente, una grande notizia, magari uno alla fine di una giornata verso quest'ora crede che non ci sia, no? Pensa più o meno, magari ha dato un'occhiata qua e là a un telegiornale, ha dato un'occhiata qua e là a un sito
sul proprio smartphone e dice vabbè, adesso tutto sommato la giornata non mi pare che abbia dato grandi sorprese. Invece spesso queste notizie, soprattutto quelle importanti, magari vengono sviluppate e vengono anche tutelate all'interno delle redazioni, proprio perché la riservatezza rispetto a una notizia importante è una cosa difficile da mantenere. Non c'è mai stato, nel mio caso sono stato fortunato, una censura, nel senso una censura preventiva rispetto a una notizia che magari poteva essere pubblicata. Quello che è successo a me e ad altri colleghi è tutto sommato è un bene che sia successo e che magari si è atteso un po' prima di dare una notizia che, se non aveva tutte le pezze d'appoggio che doveva avere, poteva essere controproducente dare. Tornando al famoso discorso dell'era del tempo reale, l'era del tempo reale impone di doversi occupare dei fatti mentre stanno accadendo, cercare anche di interpretarli mentre stanno accadendo e di fare delle scelte. Adesso, volendo anche uscire dal discorso semplicemente della cronaca giudiziaria, di cui molto abbiamo parlato giustamente, anche per approfittare e valorizzare la presenza di Alessio questa sera, per fare un altro esempio diverso di una scelta difficile, tornando al discorso del Bataclan, anzi in questo caso di Charlie Hebdo, uno degli episodi che racconto è che mi trovavo in regia al telegiornale nel momento in cui ci fu l'attacco alla redazione di Charlie Hebdo. C'era stata la strage di questi giornalisti che erano riuniti in riunione a Parigi e esisteva già la diffusione di alcune immagini nel momento in cui i fatti ancora dovevano essere del tutto verificati nella loro tragica gravità. Non so se ricordate quel momento in cui si vedevano i terroristi che avevano attaccato la redazione di Charlie Hebdo uscire da quella redazione, avere uno scontro a fuoco con una pattuglia di poliziotti francesi, di agenti francesi che avevano cercato di intercettarli, e in particolare un agente francese che veniva colpito a morte con un colpo di grazia sulla testa mentre era per terra. E stiamo parlando di una sequenza filmata terribile che avveniva attorno all'ora di pranzo, tra le 13:30 e le 14. Allora, che cosa si fa in quel caso? Era un filmato che stava rimbalzando ovunque, sul web, ovunque. Cioè, se uno apriva il sito di un giornale francese, probabilmente riusciva a vedere questa sequenza. La domanda è, secondo voi era giusto trasmettere in una televisione generalista quella sequenza subito in tempo reale senza nessun modo di rendere quell'immagine un po' meno tragica, senza vedere con un effetto in maniera morbosa il particolare in cui quella persona, quell'agente di polizia veniva ucciso a freddo in tempo reale? Probabilmente no. Secondo me era giusto forse aspettare, era giusto provare a rendere quell'immagine, anche perché a quell'ora chiunque poteva essere davanti alla televisione, anche dei bambini, ma anche se fossero degli adulti. Probabilmente, ecco, il discorso dell'intermediazione giornalistica in casi come quelli è ancora una cosa molto importante, nel senso che si perde un po' più di tempo, magari non si arriva per primi a far vedere una cosa, a dare una notizia, però quantomeno si fa, secondo il mio punto di vista, una scelta responsabile nei confronti del pubblico. Ecco, in casi come questi, secondo me, appunto, l'intermediazione giornalistica ha ancora un senso rispetto a quella che invece è la tendenza alla disintermediazione, che è quella che ognuno di noi, di cui ognuno di noi può fruire sui nostri smartphone quotidianamente. Altre domande, curiosità? Prego. Sì.
Sì, buonasera. Tornando alla cronaca giudiziaria, credo che probabilmente sia un po' sfuggita la mano anche ai giornalisti rispetto alle immagini che noi cittadini guardiamo tutti rispetto ai casi anche di cronaca diciamo più cruenta, gli arresti eccellenti, ma non soltanto gli arresti di ex terroristi. Mi viene da pensare al caso di Di Battista, la cui immagine è imperversata nelle nostre TV e tutti abbiamo visto un uomo ammanettato portato dalle forze dell'ordine perché appunto è stradato. Credo che probabilmente si tratta di responsabilità e di deontologia prima di tutto, però forse la riflessione che credo i giornalisti e gli addetti ai lavori debbano fare è questa. Probabilmente i giornali iniziano a incappare in un meccanismo un po' perverso, sbatti il mostro in prima pagina e mostra immagini che l'opinione pubblica probabilmente apprezza perché si nutrono sentimenti molto atavici, la pancia, la rabbia sociale che è tantissima. Non crede a questo punto che probabilmente insomma sia il caso di rivedere un po' le regole deontologiche e cercare di evitare che anche per i discorsi che si facevano con il dottor Coccioli di strumentalizzare alcune notizie e soprattutto evitare di ricorrere a queste immagini che probabilmente fanno vendere più giornali, però violano i diritti fondamentali delle persone? Allora, sono abbastanza d'accordo, nel senso che quando ci fu Tangentopoli 30 anni fa molto si parlava del tintinnio delle manette, perché c'era anche all'interno della Procura di Milano una componente considerata più giustizialista in quel momento e ce n'era un'altra considerata più garantista, e quindi in quella fase storica in cui ogni giorno quando stava per finire la Prima Repubblica c'erano questi arresti che non erano arresti di gente comune, erano arresti eccellenti perché venivano arrestati i politici, venivano arrestati i grandi capitani d'industria, era una fase di grande stravolgimento della nostra vita pubblica. In quel momento lì sì, probabilmente ci sono stati degli eccessi anche da parte del mondo dell'informazione, che ha cercato di documentare quel cambiamento epocale che stava avvenendo. Nel caso del terrorismo il discorso è un po' diverso, nel senso, eccolo. Nel caso del terrorismo il discorso è un po' diverso. Cesare Battisti, il caso di Cesare Battisti è un caso che ovviamente è una di quelle vicende che dovrebbe storicamente e portare a una ricomposizione dopo decine di anni rispetto a una fase storica che è ancora lacerante. E quindi Cesare Battisti, rientrato dopo tanti anni, sì, forse poteva essere il suo arresto poteva essere documentato in maniera meno esplicita. Fatto sta che comunque si tratta di personaggi che sono un po' l'emblema di una ferita che non si riesce ancora a ricomporre da un punto di vista politico-giudiziario in Italia anche dopo tanti anni. C'è una vicenda di cui io mi sono occupato francamente molto di più rispetto a quella di Cesare Battisti, di cui volevo parlare per rispondere alla sua domanda. La vicenda di Adriano Sofri, che poi continua ad esistere ancora una coda giudiziaria di questa vicenda, perché la vicenda delle estradizioni di quelli che sono in Francia per la dottrina Mitterrand continua, sì, forse probabilmente rimarranno lì, però in realtà non è che è stata ancora conclusa, esiste ancora un'attività della Procura Generale francese che potrebbe dare ancora un esito. Quindi ci sono dei casi giudiziari che dopo 50 anni continuano a esistere ancora. Cioè, dopo 50 anni dall'uccisione del commissario Calabresi a Milano il 17 maggio del 1972 in via Cherubini, esistono ancora delle persone che da un punto di vista giudiziario potrebbero avere delle conseguenze rispetto a questi fatti. Io mi sono occupato dell'arresto di Adriano Sofri. Il giorno in cui Adriano Sofri è rientrato in carcere,
perché è stata respinta dalla Corte d'Assise di Venezia l'ultima istanza di revisione rispetto alla condanna che era stata passata in giudicato ed era stata varie volte confermata dalla giustizia, Adriano Sofri un giorno di gennaio del 2000 viene arrestato. Viene arrestato nella sua casa vicino Firenze e io ero lì. Io ero lì mentre lui veniva arrestato. C'è una fotografia, questo libro contiene anche una selezione di fotografie a colori, sono 32 fotografie, devo anche ringraziare l'editore perché non è semplice riuscire poi a fare un'edizione così importante di un libro come questo e di inserire tante fotografie anche a colori, insomma sono cose che hanno dei costi, quindi sono molto contento di essere riuscito a pubblicarle queste fotografie. Questa è particolarmente significativa perché si vede Adriano Sofri che viene arrestato, abbraccia il figlio che lo sta salutando. A destra di Adriano Sofri, un metro e mezzo di distanza, ci sono io con il mio microfono. Questa fotografia qui, esattamente. Che assiste a questa scena, senza intervenire in quel momento, naturalmente. E dall'altra parte di questa fotografia ci sono due carabinieri che rappresentano la giustizia, che rappresentano lo Stato che in quel momento porta a compimento una sentenza giudiziaria. Ecco, quella foto secondo me è la sintesi di come io intendo il rapporto tra informazione e giustizia. Bisogna documentare tutto, però bisogna farlo alla giusta distanza. È necessario avere rispetto anche di chi in quel momento va in carcere, perché si tratta comunque di vicende controverse, dove è stato versato del sangue, dove intere vite, intere generazioni sono state toccate da tutto questo. Altre curiosità? Qual è la domanda che non ti ho fatto? C'è una domanda marzulliana. Si faccia una domanda, si dice. No, non lo so, in realtà sono tante le cose che si potrebbero dire sul lavoro giornalistico, su quello che comporta farlo. È una grande passione, il giornalismo è una grande passione, così come lo è probabilmente quella della magistratura, in tempi difficili lo è ancora di più. Credo che la cosa più... Credo che la cosa più importante, come abbiamo detto, sia quella di cercare di non farsi condizionare anche quando i condizionamenti, le pressioni sono importanti, perché poi la quotidianità del lavoro giornalistico è anche fatta di gruppi di interesse, di uffici stampa, comunicatori, che cercano di far sì che una notizia che è importante sotto il profilo della comunicazione del gruppo di interesse o dell'azienda o della categoria che rappresentano sia qualcosa di oggettivamente interessante per il pubblico. Questa pressione è un qualcosa a cui bisogna ovviamente imparare a resistere. Ci sono dei fondamentali del nostro lavoro e poi c'è anche un'esperienza, una sensibilità e appunto la famosa onestà intellettuale che aiutano a rimanere sempre a quella famosa giusta distanza. E credo che questa debba essere un po' la nostra stella polare, in realtà, cercare di respingere al mittente le pressioni indebite per far sì che l'informazione sia il più pulita possibile. Grazie. Alessio, vuoi dire qualcosa? Vorrei chiedere a Massimo se ha mai pensato che sto facendo, cioè se ha mai avuto qualche forma di
scoramento immagino frequenti come tutti noi, di quasi di pensare ho sbagliato la mia strada, se ti è mai successo? Ho semplicemente avuto dei dubbi prima di... mi sono dato un tempo, ecco, tornando al discorso della difficoltà di accesso alla professione, io mi sono dato un tempo. Nessuno della mia famiglia era giornalista quando io ho cominciato. Ho iniziato a fare questo lavoro a Bari, una città comunque importante, dove però non è che il giornalismo di serie A, quello mediatico, quello legato ai grandi gruppi editoriali che sono soprattutto concentrati a Roma e Milano, avesse una grande propaggine, ecco, diciamo così. Quindi la strada è stata lunga. Sì, la strada è stata lunga, io francamente mi ero dato un tempo, perché chiaramente ho detto se io entro l'età dei 30 anni non riesco ad aver più o meno una certezza ragionevole di un contratto, di una prospettiva, probabilmente lascerei perdere, ma non mi è mai capitato dopo. Dopo, quando ho cominciato, eppure mi sono trovato spesso in situazioni anche difficili, delicate, non ho mai avuto nessun dubbio di questo genere, proprio perché poi alla fine, quando occuparsi delle vite degli altri, perché poi questo fanno i giornalisti, hanno questo grande privilegio, anche per questo è difficile riuscire a diventare giornalisti, perché di fatto è una professione in cui, anche la magistratura sotto altri aspetti, però i giornalisti che cosa fanno? Sono spettatori, interpreti di quello che succede nel reale attraverso le varie declinazioni della nostra vita pubblica. È un grande privilegio poter fare un lavoro di questo genere. Io sono sempre stato consapevole di questo, però obiettivamente non ho mai avuto dubbi sul continuare a farlo, anche perché francamente non avrei mai saputo cos'altro fare se non questo. Lo dico onestamente. Ah vabbè, sì certo, il DJ radiofonico, in un'altra vita, sì. Va bene, grazie. Allora io ringrazio il Comune di Otranto che ci ha ospitati, Stefania Temis, la Biblioteca di Comunità di Otranto, tutti quelli che ci hanno dato una mano, Maurizio Guagnano, Mary, Rosaria. Naturalmente vi aspettiamo al Festival dei Giornalisti di Otranto dal 7 al 10 settembre, in Largo di Porta Alfonsina. Ci saranno ospiti importanti, prestigiosi. Ringraziamo Tommaso Forte che è contumace anche. Ringrazio tutti quelli che sono venuti. Buona serata. Massimo Mabelli, Alessio Coccioli. Se volete comprare il libro, sta là.